Ma tu c'è un fine settimana importante per quanto riguarda gli sport motoristici, soprattutto quello che accadrà al kartodromo di Sant'Egidio La Vibrata. Sì, ho anche l'onore e il piacere di far parte degli ufficiali di gara in quella che sarà la terza tappa del campionato italiano di karting. Non tutti sanno che a Sant'Egidio annovera un kartodromo di caratura internazionale e proprio da giovedì 13 a domenica 16, che il giorno clou sarà domenica quando ci saranno le finali con le dirette televisive, ci saranno i più grandi campioni italiani che combatteranno per appunto prendere i punteggi per questa terza importantissima tappa del campionato italiano di tutte le categorie del settore karting. Il settore karting che annovera in Italia le case più importanti produttrici e quindi qui corrono e provano a diventare campioni in quello che poi è il progetto futuro per ogni pilota, quello di andare nelle categorie superiori, ossia nelle macchine o perché no nella Formula 1. E qui daranno vita a delle battaglie sicuramente importanti, oltre 250 piloti presenti e ci sarà tutto il parterre della federazione italiana, nonché la partecipazione straniera di tanti campioni. E chi verrà al kartodromo Val Vibrata potrà avere anche l'occasione e l'opportunità di vedere dal vivo qualche campione di Formula 1 del passato che è presente in pista, visto che, come si sa, in ogni famiglia dove c'è stato un campione di solito c'è un successore che prova a percorrere la stessa strada. Vi invito tutti quindi al kartodromo Val Vibrata dal 13 al 16 luglio, logicamente domenica sarà la giornata clou e vi aspettiamo numerosi. E posso solo dire che grazie a questo evento nel circondario di 30 km da Sant'Egidio La Vibrata tutte le attività di ristorazione, di soggiorno turistico sono piene grazie anche a questo importante evento che si svolgerà a Sant'Egidio La Vibrata.